Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parleremo dei miei acquisti inutili del mese di ottobre. Per chi non lo sapesse, io sono in pieno secondo anno di No Buyer, ovvero un anno in cui io mi riprometto di tagliare fuori dalla mia esistenza economica e mentale tutte quelle che sono le frivolezze, le inutilità, tutti quegli oggetti che lì per lì ci sembrano una grande aggiunta alla nostra quotidianità e poi si rivelano essere semplicemente un peso da portarsi appresso. Sono sempre più felice di aver iniziato un progetto simile che, ve lo dico già, sicuramente andrà avanti per un terzo anno. Se vi siete persi comunque tutti gli aggiornamenti dei mesi precedenti e il video bilancio della fine del mio primo anno di No Buyer, vi linkerò la playlist che raccoglie tutti appunto questi video nelle schede e nell'info box adesso. E ora direi appunto di cominciare con quello che è il vero e proprio aggiornamento. Ogni mese io arrivo qui e se ho acquistato qualcosa appunto di inutile per il quale avrei sicuramente dovuto risparmiare le mie finanze, io ve lo mostro, faccio pubblica ammenda, spero che voi nei commenti non mi distruggiate e comunque discutiamo insieme primariamente di quelli che sono i processi mentali che ci spingono ad acquistare cose che non ci servono. Che cosa è successo nel mese di ottobre? Ottobre è stato un mese, vi dirò la verità, estremamente intenso a livello di oggetti materiali che sono entrati a far parte della mia vita. Sarò brutalmente onesta con voi, io sono una piccola YouTuber. Nonostante sia molto grata ovviamente di tutto il seguito che ho sia su questa piattaforma che su Instagram, se non mi seguite su Instagram sono ReadBlogRepeat anche lì, e può sembrare dall'esterno che io appunto abbia un certo successo qui su internet, nel grande schema delle cose, nel grande schema dei creator online, io sono una caccoletta. E proprio perché sono una caccoletta, chi è al di fuori di questo mondo spesso e volentieri crede che io riceva veramente tantissime cose, ma in realtà io ho pochissime collaborazioni, tutte con aziende nelle quali io credo fortemente. Che cosa è successo nel mese di ottobre? È successo che io ho ricevuto veramente tante cose, cioè molte, 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 molte più di quelle che normalmente vedo arrivare alla mia porta. Appunto, sono infinitamente grata di questo. Non solo sono arrivati tanti libri, alcuni dei quali, tra l'altro, io aspettavo da morire, cioè parliamo di Le Ortolani, ragazzi, c'erano delle nuove uscite di Le Ortolani questo mese, io sono impazzita. Ma sono arrivate anche tante altre cose, per esempio io ho due collaborazioni che si stanno protraendo da diversi mesi con due brand di gioielleria ed entrambi mi hanno mandato dei nuovi pezzi, ho ricevuto un regalo da una di voi e poi ho ricevuto un altro regalo da una di voi perché una ragazza che mi segue ha uno shop Etsy in cui realizza oggetti in resina, vi linkerò il suo shop nell'info box del video, mi ha dato anche un codice sconto per voi che è lettori 10, se non ricordo male. In ogni caso appunto tutto nell'info box perché così sono certa di darvi le informazioni corrette, e mi ha voluto inviare degli oggetti realizzati da lei. Sicuramente alle mie spalle in questo momento state vedendo le più grandi aggiunte alla mia vita dell'ultimo periodo, ovvero la mia nuova pianta di Colvin. Questa qui è l'alare, una calata ornata e l'amo, come si chiamano le cose belle. Anche con Colvin sono affiliata e ho una collaborazione che va avanti da diverso tempo. Poi mi sono arrivate le nuove librerie di T-Books, queste mi sono state inviate dal brand, queste mensole sono stupende, mi hanno dato un codice sconto, ma appunto tutto nell'info box perché non voglio che questo video diventi un gigantesco ecco il mio codice sconto, ecco il mio codice sconto. Non è per questo che è nato l'aggiornamento del No Buyer, però appunto c'è stato un mucchio di entrate. Ho fatto anche un ordine su Lookfantastic grazie ai buoni che guadagno grazie a voi, anche qui informazioni nell'info box. E dunque, proprio per questo sono stata molto colpita da me stessa nel momento in cui ho acquistato cose inutili. Non me l'aspettavo, mi aspettavo questo mese, appunto, con tutto quello che è successo. Mi è arrivata roba da lascia anche questo mese. Il delirio è stato. Però, appunto, mi aspettavo di arrivare fino a poi e dirvi: ho ricevuto un sacco di roba. Cioè, sono tanti nuovi oggetti che occupano il mio spazio e la mia mente. Ultimamente non ho avuto bisogno di comprare nulla, e invece no. È capitato ed è stato tutto generato da una mia esigenza. Dovevo acquistare una nuova tuta. Tuta che non vi posso mostrare in questo video perché ce l'ho a lavare. Perché dovevo acquistare una nuova tuta e dunque io non la ritengo un acquisto inutile, perché il mio cane, che in questo momento sta dormendo sul mio cuscino, sono dei giusti che si sta facendo in questo momento, e mi ha distrutto
tutte le tute. Sì, i leggings e le felpe da tuta che io avevo non sono più integre. Ognuna di loro ha almeno un buco. E sinceramente non me ne frega niente, nel senso sono tutti capi d'abbigliamento che io continuo tranquillamente ad utilizzare, però li utilizzo quando porto fuori lui, so che devo andare al parco, quindi magari giochiamo, mi sporca ancora di più, me le buca ancora di più. Sono capi di abbigliamento che sono diventati per me da battaglia. Magari li tengo in casa, ecco, però non esco con la tuta bucata. Questa è la mia idea sulla cosa. Se devo uscire la sera e voglio stare comoda e dunque voglio un pantalone da tuta o la felpa della tuta, non posso mettere le cose bucate. Al che sono andata su ASOS perché c'erano gli sconti e su ASOS ho trovato una tuta in offerta, nel senso pantalone più felpa, a 25 euro, ed ero entusiasta perché era nello stesso cotone riciclato dei joggers di ASOS che ho comprato qualche mese fa. Facciamo così, nelle schede nell'info box vi linko il video nel quale vi recensisco il primo paio di joggers di ASOS che ho acquistato. Sono in cotone riciclato, ecosostenibile e sono dei pantaloni favolosi, comodissimi, si stanno lavando benissimo, sono molto belli, nel senso li posso indossare anche la sera molto tranquillamente. E sempre nelle schede e nell'info box vi linko un video e un IGTV nel quale indosso la felpa della tuta che ho acquistato, perché il primo paio di joggers di ASOS che ho acquistato erano neri, questa tuta che ho preso invece è beige, così vi posso far vedere il pantalone in nero, la felpa appunto in beige, e il pantalone della felpa è sempre beige però uguale al jogger nero. Non avrei dovuto lavare la felpa prima di girare il video, sarebbe stato estremamente più semplice, però sono deficiente, che ci vogliamo fare. Appunto, avevo bisogno di comprare questa tuta, 25 euro, un tessuto che ho già avuto modo di testare, che mi piace tanto, in un colore che mi piace tanto perché il beige è il padrone imperitura della mia vita, ho detto sì, ok, lo compro. Mi mancavano un po' di soldini per arrivare alle spese di spedizione gratuite, che secondo me sono veramente uno dei mali della vita, cioè quel ragionamento che ti scatta nel momento in cui tu stai già spendendo 25 euro per una cosa, ok? A 40 ci sono le spese di spedizione gratuite e tu, pur di non pagare 5 euro, forse anche meno, di spedizione, ti arrovelli il cervello per tentare di capire come spenderne altre 15. Purtroppo, guardate, per quanto io possa ragionarci, tentare di essere razionale e consapevole nei confronti di questo trick di marketing, io ogni tanto ci cado ancora. Ci sono tante volte in cui mi dico no, preferisco pagare le spedizioni piuttosto che spendere il quadruplo per avere qualcos'altro che non mi serve, e ci sono tante altre volte in cui dico vabbè, ma sono solo 15 euro piuttosto che buttarne, che poi non sono buttati, 5 in spedizioni, vedo cos'altro posso prendere. C'erano, come vi ho già detto, i saldi sulla piattaforma, al che ho detto ok, proviamo a dare un'occhiata, vediamo che c'è. Ho messo 10.000 cose nel carrello, soprattutto abbigliamento per uscire la sera, e lì veramente mi sono guardata nello specchio che ho sulla scrivania mi sono detta da sola: Valeria, sei scema, perché uno, le cose per uscire la sera le tengo, cioè le ho, o maglioni o jeans o scarpe o tutto, non mi manca assolutamente nulla, e due, con il clima attuale veramente tu vuoi spendere altri soldi in abbigliamento per uscire quando non sai se la settimana prossima ti sarà ancora concesso farlo? Al che ho detto andiamo a guardare un attimino le cose per la casa, cioè abbigliamento comodo da tenere in casa, perché guardiamo in faccia la realtà, per quanto io vorrei essere una socialite, qualcuno che ha perfettamente coscienza della propria vita, che vive una vita favolosa, io la maggior parte del mio tempo, tipo il 99,9, lo passo a casa o in giro con il cane. Questa è la mia quotidianità attuale. Mi rende immensamente felice? Assolutamente no. Sto molto meglio di tante altre persone? Assolutamente sì, e dovrei essere grata delle mie comodità. Al che ho trovato un pile. Io vi ho fatto vedere questo pile nelle Insta Story in tantissimi, tipo 15, che per me è tantissimi, mi avete chiesto dove l'avessi acquistato e ora ve lo faccio vedere. Ci tengo a dire questa cosa, lui è tecnicamente un acquisto inutile, perché non è che non abbia felpe da casa molto pesanti, altri pile, eccetera, eccetera, però non riesco veramente a percepirlo come acquisto inutile, perché essendo un pile nuovo, nel senso molto carino, è un pile che io posso mettere anche fuori, cosa che non posso fare con nessun altro dei pile che io al momento posseggo, e non è costato nemmeno tanto. Il pile in questione, quante volte si può dire pile nel giro di un minuto di video, è questo qui, di New Look. È carinissimo, è veramente carinissimo. Questo qui era in saldo a 13 euro.
Circa, io ho preso una S perché era l'unica taglia rimasta, sì, è una S e vi dirò, io sono una SM per quel che riguarda il busto, questo mi va giustissimo, nel senso che se metto su 2 kg nei punti sbagliati questo lo devo rimettere nell'armadio, però per il momento mi sta bene, è comodo, non mi stringe. E appunto in questo rosa antico io l'ho già indossato diverse volte per uscire, non ce l'ho da sufficiente tempo per farvi una vera e propria recensione, però almeno nella sua inutilità ho acquistato qualcosa che sfrutterò tantissimo perché io soffro un sacco il freddo e quando esco con il cane o sto in casa io amo avere quel vibe da clochard. Dunque io finisco sempre per avere cose del genere, in realtà è veramente molto carino, intendiamoci. Sono contenta di averlo preso, 13 euro buttati sì, però si poteva fare anche di peggio. Al che mi mancavano 8 centesimi per le spedizioni gratuite su ASOS, 8 centesimi, e sono impazzita perché ho detto no, non posso, devo trovare qualcosa che costi poco per sopperire a questa micro mancanza e questo ragionamento veramente da schifo. Ma io ero rimasta d'accordo con una mia amica per farci dei pensierini a Natale, cose veramente molto piccole. Allora ho detto, vabbè, magari troverò qualcosa da regalarle. Sono andata a vedere un po' quella che era l'oggettistica su ASOS, eccetera, e ho trovato questa cosa che ho messo nel carrello e poi ho fatto per due. Ho cliccato per due perché ho detto io non posso comprarlo solo per lei, io lo devo comprare anche per me perché sta cosa è bellissima. Dunque, in questo No Buy Here ovviamente non figura il suo regalo, perché un regalo fatto da un amico non può mai risultare in un No Buy Here, però risulta quello che ho comprato per me. Non vi posso dire il prezzo perché nonostante lei non guardi i miei video non si sa mai e non voglio che lei scopra tramite me quanto l'ho pagato. In ogni caso ho preso a lei e a me un ornamento per l'albero di Natale a forma di carta igienica con la scritta No Sheets Left To Give. Questo qui è del brand Typo. Questo ornamento pesa una quintalata, dunque se lo comprate anche voi o comprate altri ornamenti di Typo che tra l'altro sono bellissimi. Cioè io ad avere un lavoro e a dover decorare l'albero di Natale minimo ci avrei lasciato 50 euro agli ornamenti di Typo su ASOS, intendiamoci. Però appunto se lo acquistate anche voi scegliete un ramo bello robusto per metterci sto coso, ma guardate che bello. Ragazzi, è stupendo, è stupendo. È di un trash mostruoso. Alla mia amica l'ho già dato, tra l'altro, perché le ho detto, cavolo, poi non lo posso mostrare su YouTube, non lo posso mostrare su Instagram, altrimenti capirei subito che anche questo è il tuo regalo, dunque lei ce l'ha già. Diciamo che nel momento in cui l'ho trovato, sono impazzita perché questo ornamento è un grande riassunto del 2020, immagino non solo mio, ma di tutti, e ho pensato, quando un giorno avrò casa mia e farò il mio albero, lo riguarderò, lo appenderò, mi ricorderò di quest'anno e conoscendomi potrei forse anche essere in grado di riderci su. Comunque mi sembrava appunto molto rappresentativo degli ultimi 12 mesi. Io, tra l'altro, ho diversi ornamenti abbastanza trash per l'albero che ho preso negli anni, dunque non era nemmeno fuori contesto, nel senso non è che io ho tutte le palline classiche e poi ho questa assurdità, ho l'ornamento a forma di sushi, ho l'ornamento a forma di drago, l'ornamento a forma di cagnolino con il cappello da Babbo Natale. Il mio albero non è che sia esattamente la cosa più di classe e chic sulla faccia della terra. Me lo sarei potuto alla grande risparmiare, anche perché non vivo nemmeno da sola, cioè non faccio nemmeno il mio albero. Comunque, avrei potuto prenderlo a lei e aspettare di prenderlo per me con i saldi o con qualche codice sconto, cioè non c'era bisogno di prenderlo in quest'ordine, questo mi dà fastidio principalmente. Non sono poi così infelice all'idea di averlo nella mia vita perché mi fa troppo ridere, perdonatemi, ma mi dà fastidio averlo voluto prendere per forza. Ecco, quella cosa di autoimposizione nell'acquistare una cosa che in realtà non ci serve. È stato fastidioso. Molto fastidioso. Sapete, credo che molte persone pensino che approcciarsi a un low buyer o a un no buyer sia una cavolata, qualcosa sulla quale non soffermarsi particolarmente. Ecco, lo fai e basta. In realtà, da quando ho iniziato ormai 1 anno e mezzo fa, mi rendo conto di come io ragioni tantissimo su quello che acquisto, su cosa desidero principalmente, soprattutto da quando ho iniziato a fare anche gli anti-haul qui sul mio canale. Vi linko l'ultimo che è uscito martedì nelle schede e nell'info box. E mi rendo anche conto di come molti trick di marketing, di come
tante cose che normalmente noi non vediamo, anche se sono davanti a noi, si facciano improvvisamente chiare nel momento in cui affronti progetti simili, e questa cosa mi rende molto felice. Poi, che ancora oggi io caschi in determinate frivolezze, nonostante ne sia perfettamente consapevole, quello è tutt'altro discorso, quello è un qualcosa sul quale io devo assolutamente lavorare. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va, io spero di avervi intrattenuto, spero di avervi fatto riflettere, vi invito a iscrivervi ovviamente al canale se non siete ancora iscritti e a controllare l'info box perché è super mega pieno di informazioni utili, io vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima.